La marsupioterapia è iniziata proprio come terapia per i prematuri. La marsupioterapia documentata più prematura è di un bebè nato di 24 settimane ed è stata praticata entro le 24 ore dalla nascita. In Belgio è praticata come routine per i prematuri, così in Svezia e in tutta la Scandinavia si pratica 24 ore su 24. Dopo le prime 24 ore ogni prematuro viene adagiato sul petto materno e sarà lei a farle da letto. Non c'è alcuna evidenza scientifica sul fatto che l'incubatrice sia meglio della marsupioterapia per il bebè. La marsupioterapia è la via migliore, garantisce al bebè tutto ciò di cui ha bisogno. Il bebè deve stare lì, non vogliamo sia separato dalla madre. In molti posti avviluppano i bambini, li avvolgono interi come dei burrito messicani. Noi non vogliamo niente del genere, quella è una dannosa separazione. Tutti gli studi mostrano che la marsupioterapia rispetto al tenere i bambini avviluppati dà esiti molto migliori al bebè. Il contatto pelle a pelle non è nemmeno dell'allattamento, quello non conta come marsupioterapia. Marsupioterapia è tutta la superficie del ventre dallo sterno all'ombelico. Sul ventre la neurobiologia della pelle è stimolata diversamente da altre parti del corpo. Così la marsupioterapia, anche detta contatto pelle a pelle, vuol dire petto contro petto, la superficie del ventre del bambino contro quella della madre. Una madre di multipli può accomodare più bambini su di sé e il suo seno è in grado di termoregolare tutti i bambini allo stesso tempo.